finire il suo intervento, ci promette e promette a quel bambino che abbiamo visto prima, che quella famiglia, che domani prenderà questo fascicolo. Con domani prende il fascicolo. Pino prenderemo il fascicolo per vedere. Perfetto. Perché noi l'abbiamo fatto già. Perfetto. Casi limiti. La nostra Barbara Turati, Ci eravamo lasciati a ottobre dello scorso anno, quando durante la puntata di Malalingua, andata in onda sulla nostra emittente e condotta da Emilio Pintaldi, vi abbiamo raccontato attraverso immagini e testimonianze in diretta la vita di Mariella e Salvatore, genitori di un bellissimo bambino di 5 anni, 1,30 m per 37 kg, affetto da una grave patologia neurodegenerativa. I tre vivono in un piccolo stabile di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari, a Fondo Lauritano, sul Viale Giostra. Ma quelle quattro mura che dovrebbero essere un posto sicuro e confortevole per il piccolo sono una vera e propria trappola. Ieri, a distanza di 6 mesi, la situazione è rimasta la stessa, ma con una piccola differenza. Ieri, durante la puntata di Malalingua, il sindaco Renato Accorinti, presente in studio, ha promesso di occuparsi di Mariella, il marito Salvatore e il piccolo bambino. La famiglia abita al primo piano e i genitori sono costretti a portare il figlio in braccio ogni giorno per portarlo a scuola. La sedia a rotelle specifica per quel tipo di patologia è infatti più grande dell'ascensore. Il tempo passa e crescono sia le dimensioni del bambino che le esigenze di quest'ultimo. Mariella è affetta dalla stessa patologia del figlio, anche se in forma più lieve. Come avete potuto vedere dalle immagini, la loro casa è angusta e umida, il bagno è inaccessibile per via dell'altezza della vasca. Per questo motivo Salvatore e sua moglie sono costretti a lavare il figlio in una piccola piscina gonfiabile. Il bimbo dorme nel letto con la madre, il padre invece in una brandina richiudibile. L'ASP ha fatto tutto ciò che era necessario per andare incontro alla famiglia, date le enormi difficoltà. Le condizioni dello stabile, che ricordiamo essere di proprietà dell'IACP, sono pessime. L'Unione Inquilini ha presentato una richiesta di mobilità abitativa secondo il bando emanato lo scorso 28 dicembre dall'amministrazione comunale, alla quale adesso, soprattutto dopo la promessa del primo cittadino fatta in diretta, spetta il primo passo concreto verso la liberazione della famiglia in carcere a casa propria da ormai troppo tempo.